Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di Cron TV. A rischio il raddoppio ferroviario della linea Codogno-Cremona-Mantova e quanto è emerso in un incontro tenutosi martedì. Sentiamo. Non c'è mai pace per i pendolari del nostro territorio e per il trasporto ferroviario in genere. Sembra infatti essere a rischio il raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova. La questione è emersa nel corso dell'incontro del quadrante est e sud Lombardia, tenutosi nella giornata di martedì, dove sono intervenuti i pendolari ai vertici Trenord, ma hanno disertato le amministrazioni comunali di Cremona e di Mantova. Tra i problemi maggiori che ostano al raddoppio della quasi totalità del piano binari c'è la necessità di un rialzo di almeno 2 o 3 metri per permettere di supportare il nuovo carico. Una necessità che fa rientrare di diritto il progetto in quelli considerati grandi opere e che come tale lo farà trattare. Al momento non è stato possibile avere un ordine temporale di effettuazione. Proprio per questo l'auspicio dei pendolari è che venga presa una decisione definitiva anche per quanto riguarda il collegamento Cremona-Mantova su gomma, in modo che almeno da una delle due parti possa sbloccarsi la situazione in modo definitivo. Altra questione che indispone i pendolari è il fatto che non siano previsti nuovi collegamenti da Milano verso Cremona-Mantova e viceversa, per due sostanziali motivi: mancanza di materiale adeguato per poterli effettuare e congestione del nodo milanese, soprattutto nella stazione di Milano Centrale, dove non è più possibile inserire nuove tracce. Insomma, una situazione ingarbugliata che non fa intravedere soluzioni a breve termine. Carceri, a Cremona sovraffollamento rischioso, troppi detenuti stranieri, si rischia il pericolo radicalizzazione. Mauro Faverzani. Carceri, la situazione a Cremona appare sempre più critica. A fotografarla sono i dati ufficiali diffusi la scorsa settimana dal Ministero della Giustizia. Il penitenziario di Cadelferro ha una capienza di 393 posti, i detenuti però sono 481, quasi un centinaio in più. E già questa situazione di sovraffollamento non fa bene al quadro generale. Ma non basta. I detenuti stranieri nella struttura di Cremona hanno raggiunto quota 320, il che significa che da soli occupano l'81,4% dei posti disponibili e rappresentano in ogni caso il 66,5% della popolazione carceraria reale. A mettere in guardia è il SAPE, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, secondo cui l'eccessiva presenza di stranieri nelle celle è l'humus ideale per incentivare fenomeni quali la radicalizzazione dei detenuti. Solo un mese fa il SAPE, sul proprio sito, evidenziava come nel nostro paese siano attualmente ben 459 i detenuti a rischio radicalizzazione, di cui 37 finiti in cella con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altri 196 per il reato di tratta di persone. Nelle carceri italiane si entra delinquenti e si esce terroristi, avverte il SAPE, che senza mezzi termini precisa: la presenza massiccia di stranieri nei penitenziari ha visto aumentare il rischio terrorismo, reso ancora più forte dalla mafia nigeriana. Forse un campanello d'allarme suonato peraltro da addetti ai lavori, cui prestare attenzione. Festa del Torrone 2019, si scaldano i motori. Questa mattina la presentazione ufficiale in comune. Da sabato 16 a domenica 24 novembre l'appuntamento più atteso. Da tutti i golosi, gli amanti delle tradizioni, tra le 250 iniziative collaterali che animeranno la kermesse, per la prima volta anche uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, con la degustazione di un torrone appositamente formulato per i cani. La Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ha concluso un'operazione di polizia giudiziaria nel settore di traffici illeciti online che ha portato alla chiusura di un black market attivo nel dark web che con oltre 100.000 annunci veniva considerata la risorsa illegale più affidabile del dark web. Le indagini svolte hanno portato all'arresto di 3 italiani che gestivano questo mercato. Il Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Malpensa è stato chiuso per 20 minuti a causa di un allarme bomba. È accaduto ieri sera. Quanto è emerso, una persona sarebbe stata fermata con una valigia contenente un oggetto sospetto, ora al vaglio della Polizia di Stato. Come da procedura è stato attuato il piano di emergenza Leonardo da Vinci che prevede la chiusura dello scalo, garantendo comunque l'operatività dei voli. Indagini in corso. Due ex dipendenti di Twitter sono stati formalmente incriminati dal Dipartimento di Giustizia americano con l'accusa di essere spie al servizio dell'Arabia Saudita. Secondo i capi di imputazione, i due avevano il compito di raccogliere informazioni sugli account di alcuni dissidenti o critici di Riyadh. Uno dei due, Ahmad Abu Ammo, cittadino americano, è stato arrestato. È la prima volta che le autorità federali americane accusano pubblicamente Riyadh, uno dei principali alleati nel Medio Oriente, di spionaggio. Il secondo ex dipendente di Twitter incriminato, Ali
Al-Zabarah, cittadino saudita, secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, nel 2015 sarebbe riuscito ad accedere per conto del regime di Riyadh alle informazioni personali di oltre 6.000 account. Uno di questi profili apparteneva a Omar Abdulaziz, una delle persone più vicine a Jamal Khashoggi, il dissidente saudita e giornalista del Washington Post, assassinato lo scorso anno da agenti sauditi a Istanbul. 37 persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite ieri nel corso di un attacco contro un convoglio di personale locale della società mineraria canadese Semafo in Burkina Faso. Lo ha reso noto il governatore della regione dell'est del paese, Saidou Sanou, citato dai media internazionali. L'attacco, ha precisato la stessa società sul proprio sito, è avvenuto sulla strada Trafà della miniera di Boungou, a circa 40 km da quest'ultima. Il convoglio, composto da 5 bus escortato da personale militare, trasportava dipendenti e fornitori locali. Un altro colpo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, del tecnico Christian Brocchi, squadra dominatrice del girone A della Serie C. Il club brianzolo ha infatti reso noto di aver acquisito le prestazioni del calciatore Gabriel Alejandro Paletta, tesserato fino al 30 giugno 2022, classe 86, il difensore nato a Buenos Aires ma naturalizzato italiano, ha indossato la maglia azzurra in 3 occasioni nel 2014. Paletta al Milan dal 14 al 2018, alla fine del suo contratto è stato ingaggiato dal Jiangsu Suning, club guidato all'epoca da Fabio Capello, che milita nella massima serie cinese. Ora l'avventura in quel di Monza, che il patron Silvio Berlusconi ha promesso di portare in Serie A entro 3 anni. Martina Caironi, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra nei 100 metri e portabandiera della rappresentativa italiana a quelle di Rio de Janeiro, è risultata positiva a un test antidoping a sorpresa ordinato da Nado Italia. La sostanza proibita rinvenuta è un metabolita di steroide anabolizzante. Questa notizia è un fulmine a ciel sereno. Martina è sempre stata un atleta esemplare, sia in pista che nella vita, così il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli, in una dichiarazione all'ANSA sulla positività al doping di Martina Caironi. Questa per noi era l'ultima notizia, ma il TG torna come sempre domani alle 13:30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.